Benvenuti, io sono Dino e questo è il luogo in cui gli aspiranti fotografi si trovano per riflettere delle esperienze e il percorso e la vita nella fotografia. Ciao ragazzi e buongiorno a tutti, benvenuti in questa nuova puntata, oggi decima puntata del nostro podcast e grazie a tutti dei messaggi che mi avete mandato su Instagram nel video di domenica scorsa. Quindi grazie a tutti, messaggi veramente costruttivi, nel senso che questo scambio di idee fanno bene anche a me, perché messaggi veramente molto profondi, ma culturali veramente. Grazie a tutti, quindi adesso vi vado a leggere il messaggio che ho scelto di leggere questa settimana, quindi di questo ragazzo che si chiama Andrea. Allora, ciao Dino, io sono Andrea, condivido quello che hai detto tu, che la differenza tra un quadro e la fotografia è abissale. Sono due soggetti ben diversi perché un pittore può realizzare il suo quadro in memoria, invece il fotografo non può fare questo se non ha il soggetto davanti. Per fermare e per fare lo scatto o fermare l'immagine. E non c'è scritto qui, non capisco, non tanto capisco bene, vediamo, cambio le occhiali scusate, almeno vedo meglio. Sì, il suo soggetto è davanti per fare lo scatto e fermare l'immagine o l'attimo, piccolo o grande che sia, questo non conta. Grazie a tutti per questo podcast, è sempre un piacere ascoltarti. Grazie anche a te Andrea, grazie del messaggio che mi hai mandato, perché diciamo condivido quello che dici tu, come ho detto diciamo nel video di domenica scorsa, il pittore può realizzare diciamo il suo quadro in memoria. Invece il fotografo, se non ha il soggetto davanti, non può diciamo realizzare la foto per diciamo fermarla oppure immortalarla nella sua immagine. Quindi condivido quello che dici, sono d'accordo, perché la differenza è abissale, quindi non si può diciamo confrontare il quadro e una fotografia. Ok, grazie Andrea, grazie a tutti dei messaggi che mi inviate. Adesso parliamo dell'argomento di oggi. Allora, diciamo che questa clip nasce da un mio amico dove mi chiedeva se gli davo degli spunti come realizzare un progetto fotografico. E così è nata questa clip. Come avete visto nel titolo, le vostre foto parlano. Scusate, la fotografia parla. La fotografia deve parlare, perché come ho sempre detto, dovete fare delle buone fotografie e non delle belle fotografie, perché quando noi facciamo una fotografia dobbiamo trasmettere dell'emozione, ma soprattutto la fotografia è anche linguaggio, quindi dovete raccontare quello che voi volete rappresentare. Allora, per costruire e fare un progetto fotografico non si fa innanzitutto in un mese, 2 mesi, 3 mesi, ci vuole il tempo che richiede quel progetto fotografico. Il consiglio che ti do io è questo. Allora, se voi aprite un libro e sfogliamo un libro, ci sono diverse fotografie, perché quel libro sta raccontando una storia. Quindi noi girando e leggendo questo libro troveremo diverse immagini. La stessa cosa se noi guardiamo il telegiornale. Quando guardiamo un telegiornale e magari parla di una cronaca, no? Lui legge la cronaca e passano diverse immagini perché fa vedere il racconto che lui sta raccontando. Come può essere anche una storia drammatica, una storia, qualsiasi tipo di storia che noi
diciamo, guardiamo questo telegiornale, lui racconta e passano l'immagine. È uguale è la fotografia. Se tu vuoi realizzare un progetto fotografico, ora vi faccio un paragone. Noi prendiamo un artigiano che lavora il vetro, che lavora il legno, che lavora il ferro, qualsiasi artigiano che vogliamo prendere. Non è che se noi facciamo uno scatto stiamo raccontando la storia, perché può essere un bellissimo scatto, una buona fotografia, però rimane incompleto, perché non si può mai raccontare una storia solo con una fotografia. Dovete partire soprattutto a cercare informazioni, parlare con le persone, leggere dei libri, capire come è nata, se in questo caso si sceglie quello che lavora il vetro, come è nato, chi è stato il primo a lavorare quel vetro. E così, strada facendo, troverete la storia da poter raccontare nel vostro progetto fotografico. Perché la fotografia è il linguaggio, quindi è importante, anzi importantissimo, parlare con le persone e prendere e capire, diciamo, quello che loro pensano, quello che loro ti dicono nella tua storia può essere determinante. Quindi, poi, attraverso quello che tu stai raccogliendo, nascono le immagini, quindi possono nascere due immagini, possono nascere tre immagini, una storia. Diciamo, la devi raccontare con non tante foto, ma con poche foto, ma buone. Quindi, raccogli tutte le informazioni possibili per raccontare quel progetto fotografico che tu vuoi raccontare, se in questo caso è quello del vetro, quindi approfondisci bene la storia, approfondisci bene chi è, diciamo, chi ha inventato quel lavoro, quell'artigiano, il primo artigiano che ha lavorato il vetro, e quindi metti, diciamo, tutte queste cose insieme con le immagini. Allora sì, tu parti da qui e arrivi alla fine, perché una storia fotografica, un progetto fotografico deve avere un senso, quindi deve avere un inizio e una fine. E in questo percorso che tu realizzi, racconti e ci sono anche le immagini. Voglio aprire una parentesi. Io sto realizzando un progetto fotografico. Sono 7 mesi che io lavoro in questo progetto fotografico. Perché? Perché voglio raccogliere, diciamo, tutte le informazioni possibili che mi sono utili per il mio racconto e il mio progetto fotografico. Ogni, diciamo, passaggio che io faccio, c'è un'immagine, ci possono essere due immagini. Quello che mi richiede, quello che io sto in quel momento sto raccogliendo. Quindi non avete furia a, diciamo, a raccontare la storia, perché se voi diciamo, pensate di raccontare una storia, un progetto fotografico in un mese, 2 mesi, sbagliate. Anche perché se è la prima volta come me che voi realizzate, diciamo, un progetto fotografico, vi richiede più tempo, perché non ci vuole anche tanta esperienza. Poi magari piano piano che ne fai magari due, ne fai tre, ne fai quattro, ti viene più facile e fai anche prima. Ma non è detto neanche questo, perché in base, diciamo, alla storia, al progetto fotografico che devo realizzare, ti richiede il tempo. Quindi raccogliete più possibili informazioni. Ascoltate anche la musica, perché vi aiuta a trovare nuove idee, nuovi spunti su quella storia lì. Libri, è importante anche leggere, perché raccogliete anche lì tantissimi spunti e poi portate nel vostro progetto fotografico. E così realizzate il vostro progetto fotografico. Anche io ho fotografato l'anno scorso un signore che lavorava il pesce, ma non è che in una sola foto posso raccontare una storia. Quindi, se io un domani voglio approfondire quel discorso, allargherò con diverse immagini e racconto la storia di quel pescatore. Capite cosa vi voglio fare capire? Quindi, un progetto fotografico ci vogliono soprattutto
i soggetti e ci vogliono raccogliere tanti tanti elementi da mettere insieme per costruire questo progetto e vedete che piano piano arriverete a raggiungere il vostro obiettivo, che io ve lo auguro, di fare un progetto fotografico. Quindi meglio curarlo, diciamo, di più e starci un mese, 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi in più, però quando poi, diciamo, fate vedere il vostro progetto fotografico, quando lo vanno a guardare le persone si devono emozionare, cioè, guarda che bellissima storia che ha raccontato. Perché? Perché tu ci hai messo tutto l'impegno possibile, l'hai, diciamo, curato nei piccoli dettagli, che poi diventano grandi dettagli nelle storie fotografiche. E quindi questo è il consiglio che io vi posso dare a tutti. Perché mio amico voleva iniziare a fare questo progetto e quindi e così è nata questa clip di questo video. Quindi trovate il soggetto che vi volete raccontare, approfondite quella storia, andate, scavate nel passato per, diciamo, raccogliere tutte le informazioni importanti che sono utili. Qualsiasi informazione può essere utile per raccontare un progetto fotografico, e vedete che ci riuscirete a farlo alla fine, perché poi se voi vi concentrate, diciamo, in questo progetto, troverete, fate una lista di quello, magari così non ti dimentichi nulla di quello che ti serve per fare il progetto fotografico, e vedrai che arriverete a rappresentare il vostro progetto fotografico. Che io me lo auguro, perché poi alla fine è anche una grandissima soddisfazione raccontare, diciamo, una storia attraverso l'immagine, perché poi la fotografia è anche poesia, quindi oltre che linguaggio è storia, è anche poesia. Quindi questo è i consigli che io vi posso dare, che è quello che faccio quando io racconto una storia, come quella che ho iniziato l'anno scorso e spero di finirla prima possibile, e poi vi faccio vedere la mia storia, il mio progetto fotografico, come è stato realizzato, diciamo, nei piccoli e nei grandi dettagli. Ok, ragazzi, perché una sola foto non può mai raccontare una storia, anche se la foto è buona, bella, è un bellissimo scatto, una bellissima fotografia, ma non può mai raccontare una storia, perché rimane sempre incompleto. Ok? Quindi raccogliete l'informazione e da lì poi nascono l'immagine da poter mettere, diciamo, in questo progetto fotografico che voi volete realizzare. Ok, ragazzi, se vi è piaciuto questo video, lasciatemi un bel mi piace qui sotto. Lasciatemi i commenti, condividete il più possibile questo video. E se non siete ancora iscritti, vi invito a iscrivervi al mio canale, pigiando la campanellina, vi arrivano le notifiche, così non perdete il mio prossimo video. Io per questa puntata mi fermo qua. Ci vediamo nella prossima puntata. E da Dino Foto e Video, ciao!